Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Torniamo a parlare di Tiny Living, è uscito da poche ore e ci sono alcune cose di cui vorrei parlare con voi perché le reputo molto molto interessanti e secondo me ci aiuteranno a capire il perché di determinate cose. Prima di lasciarvi il video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio il video e buona visione! Piccolo disclaimer prima di cominciare ragazzi, questo video non serve a demonizzare né a lodare lo staff pack. Come vi dico sempre, la legge di The Sims, ed è sempre stato così, è molto semplice. Abbiamo un gioco base, le espansioni le possiamo acquistare oppure no, e alcune di esse le percepiamo in maniera diversa rispetto ad altri. Quello che a noi piace potrebbe non piacere ad altri e viceversa. Quindi ragazzi, partendo da questo presupposto, partiamo da Tiny Living e soprattutto dalla live di Tiny Living, perché è molto interessante. Durante la live SimGuru ci ha spiegato un bel po' di sviluppo del gioco e sapete che a me piace farmi gli affari degli altri, ma soprattutto mi piace analizzare il gioco, non solo portare il gameplay o uno speed building, ma mi piace proprio capire la logica che c'è dietro anche in funzione di quello che faccio, ovvero speculare, cercare di capire cosa arriverà, eccetera eccetera. E da questo punto di vista ragazzi siamo stati accontentati perché si è parlato di alcune cose e secondo me sono interessanti. Quando io ho visto il trailer di Tiny Living, la prima cosa che ho pensato è: a cosa serve? E in effetti ragazzi lo penso ancora. Come vi ho detto, penso che non sia il DLC più utile del mondo, penso che altri staff pack siano più utili, ma comunque è pur sempre uno staff pack che arricchisce il gioco, quindi di base mi piace. Certo è ragazzi che l'uscita di Tiny Living è stata accompagnata da alcune domande da parte della community. Quelle più, diciamo, ricercate, quelle più insistenti, riguardano ben due cose. La prima, le scale a chiocciola. La seconda, i letti a castello. Durante la live, ragazzi, il SimGuru ci ha fatto capire il perché di alcune scelte. Intanto partiamo dalle scale. Come vi dico sempre, secondo me l'editor di scale del 4 sicuramente non è paragonabile alle scale di The Sims 2 e di The Sims 3, per il semplice fatto che nel 2 e nel 3 erano degli oggetti. Però alcuni nella community hanno detto: questo era lo staff pack perfetto per aggiungere le scale a chiocciola piccole, perché devi risparmiare spazio. E ragazzi, mi trovate abbastanza d'accordo con questa affermazione, se anche, come vi ho detto, l'editor comunque ti permette di fare delle scale abbastanza piccole, basta un po' litigarci, però è possibile farlo. La seconda domanda, ragazzi, riguarda i letti a castello. Se avete notato, la live dei SimGuru, quella relativa a Tiny Living, non aveva la chat abilitata. Questo perché, intanto, era solo una presentazione di uno staff pack, quindi non avrebbe avuto senso interagire con gli utenti, perché stavano facendo vedere le dinamiche di gioco. Secondo punto, ragazzi, penso proprio fosse per evitare queste domande qua. Loro si aspettavano dalla community tante domande insistenti sui letti a castello, perché, ripeto, c'è stato un po' di polverone dietro. Ma durante la live, loro hanno spiegato il motivo per il quale su The Sims 4 Tiny Living i letti a castello non ci sono. Per capire questo ragazzi, in realtà dobbiamo fare un discorso più ampio, partendo da una prima frase detta dal SimGuru. Il SimGuru ci ha detto: ragazzi, The Sims 4 e le sue espansioni non sono pensate a livello unico, ma tutte si devono legare le une agli altre. Quindi quando noi sviluppiamo un nuovo DLC, che sia esso staff pack, game pack o espansione, pensiamo che si debba includere perfettamente con gli altri, in modo tale da creare un quadro generale più completo dell'intero gioco. E devo dire che ci sta. E questa ragazzi è un'informazione molto preziosa, perché ci fa capire il perché di tante cose. In effetti, ragazzi, ha senso che The Sims 4 a lavoro sia stata la prima espansione. Ed è molto semplice il motivo. The Sims 4 a lavoro ha aggiunto i negozi. Domani potrebbero aggiungere un DLC che aggiunge, che so, le matite, e io con quelle matite posso fare un negozio che vende matite. Quindi, semplicemente, con a lavoro come primo DLC, come prima espansione, loro hanno davvero creato un mondo di negozi. Noi possiamo creare negozi di tutte le cose che poi sono uscite dopo quell'espansione lì. E ha senso, tutte si legano. La stessa Tiny House, potremmo in effetti vendere i nuovi mobili, o comunque, che so, moschino, piuttosto che le piante, i fiori, tutte le cose che sono uscite. Quindi ha senso. Quella frase ci fa capire che c'è una logica, non è stato buttato tutto per aria. Hanno iniziato da quel DLC in modo tale da dare a noi la possibilità di creare un mondo che sarebbe poi in realtà arrivato durante gli anni con gli altri DLC. Quindi ha senso. Altra cosa ragazzi, il SimGuru ha parlato diffusamente di uno staff pack e ci ha spiegato come nasce lo staff pack. C'è da dire però che c'è un'eccezione, ovvero tutti gli staff pack, 15 su 16,
hanno in realtà una linea guida perfetta, precisa, prestabilita e credo proprio sarà seguita anche da arti e mestieri. L'unico DLC molto molto anomalo di The Sims 4, se vogliamo a oggi, è sicuramente Moschino Staff, ma anche per quello c'è una spiegazione. Moschino Staff, ragazzi, parte dalla collaborazione con Moschino. Quindi mi immagino, ragazzi, che per creare quel DLC loro abbiano detto: c'è la collaborazione con Moschino, cosa possiamo ricamarci attorno? Possiamo mettere una carriera, possiamo mettere gli oggetti, possiamo mettere la fotografia, in modo tale che il fulcro principale del DLC sia la collaborazione di Moschino e poi ci sia qualcosa di contorno. Questa cosa non si può applicare a tutti gli altri DLC, neanche a Tiny Living, che hanno una linea di sviluppo molto diversa. Tutti gli staff pack, ragazzi, partono da un oggetto. Loro lo chiamano oggetto eroe. In pratica, come funziona? Se voi pensate a Giardini Romantici, loro, come oggetto eroe, hanno messo il pozzo. Preso il pozzo dei desideri, hanno detto: dove lo mettiamo? Dove lo collochiamo? Cosa ci mettiamo tutto attorno? E lì è arrivato tutto i Giardini Romantici, quindi tutte le cose per il giardino, le piante, eccetera, eccetera, per dare senso a quell'oggetto. Spooky Stuff, ragazzi, la macchina per creare le zucche intagliate, e da lì poi sono arrivate le decorazioni. Divertimento in cortile, ragazzi, lo scivolo per il cortile, e poi da lì sono arrivate tutte le cose. Il nostro glamour staff, quello del maggiordomo, abbiamo il tavolo con tutte le pietanze e poi da lì, ragazzi, si è sviluppato tutto e potrei andare avanti per tanto tempo. Beh, in realtà anche Tiny Living non fa eccezione. Il nostro oggetto principale in Tiny Living è il letto pieghevole. In base al letto pieghevole loro hanno ricamato tutto il nostro DLC, quello che ora abbiamo. Quindi in realtà loro sono partiti dall'idea del letto pieghevole e da lì hanno sviluppato il resto. Quando la community ha chiesto il perché dei letti a castello, anche io mi trovo d'accordo. Per assurdo, quando ho visto il DLC ho detto: cavolo, però, sai che c'è? È un DLC legato al building. Perché non hanno messo, ad esempio, un'altra mancanza dei tratti del lotto? Poi ovviamente, guardando meglio, c'è da dire che questi tipi di lotto hanno dei bonus, quindi ci sta che i bonus vadano a sostituire i tratti del lotto classici, quindi va bene. Però comunque ci sono delle mancanze, se vogliamo. Poi in realtà si può trovare sempre il pretesto per protestare, però di base c'è qualcosa che manca. E in tanti, e io concordo, hanno detto: ma i letti a castello sarebbero stati l'ideale, questo era lo staff pack perfetto per includerli, perché non l'avete fatto? La risposta di Simguru, ragazzi, è molto chiara. Un letto a castello non ti può schiacciare, prende più spazio, è più difficile da implementare e soprattutto non ha un perché. In base a queste scelte, a queste risposte, loro hanno preferito mettere i letti pieghevoli, che hanno introdotto un nuovo tipo di morte, delle nuove animazioni, il nostro telecomando, la logica di piegarli per avere le tiny house, cosa che con i letti a castello si sarebbe ottenuta sì, ma avremmo avuto solo un oggetto. Non avremmo avuto un oggetto eroe, ovvero un oggetto che ha delle interazioni, degli stati morali, delle dinamiche che vanno a fare il fulcro di uno staff pack. Ecco perché loro non hanno aggiunto i letti a castello, hanno aggiunto questo tipo di letto, perché su questo hanno potuto lavorare, mettere più interazioni, più animazioni e un perché. Questo vi fa capire, ragazzi, che questa cosa la ritroveremo fra pochi mesi e la prova provata sono i sondaggi. Quando ci hanno chiesto di votare per il nuovo staff pack, le prime due cose che ci hanno chiesto sono state il tema, fra 5, e soprattutto quale dinamica volevamo. Noi non abbiamo votato solo il tema, noi stiamo votando arti e mestieri, ma di base abbiamo già votato il nostro oggetto eroe, è la macchina da cucito. In base a quello, la macchina da cucito avrà tante interazioni, ci permetterà di fare vestiti dei sim e intorno a questo oggetto cominceranno a sviluppare tutto lo staff pack, che includerà sicuramente qualche oggetto, qualche vestito nel crown sim, qualche dinamica nuova. Ma di base, ragazzi, il protagonista dello staff pack resta la macchina da cucito, un po' come un giorno da bucato o vita da bucato. In pratica l'oggetto madre è la lavatrice. In base alla lavatrice hanno aggiunto qualche oggetto nuovo, qualche decorazione, ma di base, ragazzi, il protagonista è quello, è l'oggetto eroe. Questo cosa vuol dire, ragazzi? Che è giusto quello che hanno fatto o che è sbagliato? No, semplicemente, ragazzi, però lui ci ha fatto capire come ragionano. E questa cosa è interessantissima dal mio punto di vista, perché ci fa capire come ragionano. Ripeto, se davvero prendiamo Moschino, lì la collaborazione era il fulcro e hanno in pratica preso una strada un po' diversa rispetto al solito. Ma ci sta, lì era il pretesto per fare la collaborazione con un'azienda.
Mentre tutti gli altri, e ripeto anche arti e mestieri non fa eccezione, si basano su un oggetto fulcro e poi tutto attorno si costruiscono le dinamiche. Quindi ragazzi, cosa c'è tra le righe? Beh, quello che loro hanno detto. Loro l'hanno detto chiaramente, noi sappiamo che voi volete i letti a castello, noi sapevamo che volevate le scale, ma per dare un senso a questo DLC abbiamo preferito sacrificare quello mettendo il letto pieghevole. Ripeto ragazzi, è una scelta giusta, una scelta sbagliata, vi piace o no, quello è soggettivo, come vi dico sempre, nessuno ci punta la pistola per comprarlo, però comunque questo video serve a farvi capire com'è lo sviluppo del gioco, e secondo me è davvero interessante perché si va oltre poi quello che ci danno o non ci danno, ci fanno capire come costruiscono le cose, e secondo me ci fa anche capire cosa ci possiamo aspettare, perché di alcune scelte in passato e cosa ci potranno riservare in futuro. Fra le righe, lui ci ha detto una cosa molto semplice. Il letto a castello è un oggetto inanimato che avrà tutte le caratteristiche di un letto, quindi probabilmente si potrà salire in alto con l'animazione, sì, ma avremo sempre la rosa di interazioni di un letto assolutamente normale. Quindi lui ci ha detto, non aveva senso aggiungerlo adesso, non poteva essere importante, preferiamo aggiungerlo in un altro DLC, magari in un'espansione, in un game pack, dove il tema e il fulcro del DLC è un'altra roba. Mentre per questo hanno deciso di creare il tutto attraverso questo oggetto. Quindi questo vi fa capire anche che il fulcro di questo DLC, di Tiny Living, non sono i tipi di lotto, ma è il letto. In base al letto, al fatto che si piega, loro hanno cominciato a creare la strada, hanno detto se il letto si piega è perché serve spazio. Se serve spazio allora creiamo delle case piccole. Se creiamo delle case piccole facciamo la challenge dei blocchi, in modo tale da creare il tutto. Poi ci hanno aggiunto gli oggetti che prendono spazio e soprattutto hanno aggiunto tante interazioni nello stesso oggetto, TV, stereo e libreria. Insomma, sono partiti da un letto pieghevole, ragazzi, e da lì poi si è creato il tutto. Quindi che dire di tutto ciò, ragazzi? Io sono piacevolmente stupito, soprattutto del fatto che lui abbia parlato diffusamente del perché di uno staff pack, perché comunque ci ha aperto un po' le porte al dietro le quinte, ci ha fatto capire come sviluppano loro i giochi e ci ha fatto capire anche, e questo era in dubbio, che lo staff pack non è un'espansione, non è un game pack, sono tre cose completamente diverse. Certo è, ragazzi, che non sono una novità. Anche su The Sims 3 molti oggetti li dovevi comprare con i Sim Point, li pagavi, ragazzi, quindi in effetti è solo una cosa diversa. E ripeto, non li sto giustificando, non li sto in realtà dando ragioni. Semplicemente vi sto spiegando le cose certe. Come viene sviluppato un gioco. Poi sta a voi ovviamente comprarlo o meno. Però ragazzi, ora sappiamo come è fatto uno staff pack. Quindi se fra 3 mesi, fra 8 mesi, fra 10 mesi uscirà uno staff pack cuffie staff, ad esempio, sappiamo che le cuffie avranno tutte le interazioni e dietro ci potrebbero essere il microfono, i pannelli, eccetera, eccetera. Ora lo sto buttando lì. Però sappiamo qual è il fulcro del nostro staff pack. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere che ne pensate voi di questa cosa. Perché, ripeto, ora non si sta parlando più di DLC, non si sta parlando più di polemiche, di cose che vogliamo o che non vogliamo. Stiamo parlando, ragazzi, di come è fatto uno staff pack, proprio dalla base. E questa cosa, io penso, ci servirà anche solo per saperlo, in realtà. È una nozione in più che ci avvicina un po' di più al loro lavoro, al gioco che comunque ci piace e ci fa capire il perché delle cose. Ovviamente ora la palla passa a voi. Fatemi sapere che ne pensate qua sotto. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video. Vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto. E vi ricordo anche che qua a schermo trovate i due canali dove potete iscrivervi anche al video precedente. Io come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti.